Ciao ragazzi, sono Cristina Mirkovic del Metodo Mirkovic e se siete arrivati fin qui, complimenti innanzitutto, anche perché arrivare fino agli intervalli, sia note doppi ossia arpeggi, a breve spiegherò insomma ognuna di queste tre menzioni. Vuol dire che siete stati veramente tenaci e andiamo subito al dunque. Per sempre spiegarmi come mai nel libro Scale, quale è il mio secondo libro di color verde, mi vedevate con la camicia verde, non c'erano gli arpeggi. Come mai? Ecco, ci sono. Non è che mi sono dimenticato, oppure, ahimè, non ero capace di farli. No, ma perché gli arpeggi, appunto, sono la forma abbreviata di una scala e vuol dire che al posto di suonare sette note ne suoniamo soltanto tre disposte in intervalli di terza, come in primo posto, ecco, poi anche gli altri, quarte, eccetera. Ma in questo caso intervalli di terza, arpeggio prima, terza e quinta nota della scala, e quindi preferivo prima spiegare bene, come mettere le dita uno accanto all'altro, cioè toni e semitoni. Nel libro 1 ricordate che avevamo, spero di sì ovviamente, i 5 pattern per la corda vuota primo, secondo e terzo dito, disposti in 5 combinazioni tra loro, tono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono e mezzo, semitono e infine tritono. Stessa cosa vale per primo, secondo, terzo e quarto dito. Detto ciò, questo se l'avete imparato a memoria, scrivere, leggere e suonare, triangolo perfetto. E se avete superato il libro delle scale, dove queste 5 combinazioni o 6, dipende come la vedete, scusi, 10 combinazioni, insomma 5 più 5. Dunque, vanno applicate all'80% nel libro delle scale. Allora, a quel punto il cervello va abituato quasi automaticamente ad adoperare note vicine, dita vicine, toni, cioè semitoni vicinissimi, appiccicate, e dita di un scotch, diciamo, di distanza. Tra due scotch abbiamo un tono di distanza. Detto ciò, per permettere ora a chi non ha potuto, voluto, insomma, vari motivi, accedere al terzo libro, che era quello blu, di posizioni, spostare la mano in seconda, terza e quarta posizione, sempre composto da questi 5 pattern, insomma, in modo da permettere alla mente dello studente, e ergo alle dita, di leggere note in primis, insomma, come prima cosa, prima di pensare alle scale e insomma come combinare questi pattern, ossia tetracordi tra di loro, perché alla fine scale sono sempre combinazioni di due tetracordi. Dunque, chi non ha fatto posizioni, tagliando corto, il libro Intervalli vi permette comunque di proseguire le vostre scale, il libro delle scale, oppure farlo in parallelo, senza sentirsi a disagio, oddio, ma perché non ho fatto le posizioni e adesso mi sento in difficoltà con il libro degli intervalli, ossia arpeggi? No, non lo sarà. Per chi vorrà semplicemente imparare subito a pari passo anche gli arpeggi, ossia gli intervalli a pari passo con le scale, insomma, consiglierei ad ogni modo di finire il libro delle scale per poi concentrare la mente agli intervalli. Due punti. Adesso arrivo al dunque. Intervallo, oltre tono e semitono, che dovevamo per forza, insomma, in qualche modo, digerire fino in fondo, assimilare fino in fondo per superare, tetracordi, pattern, mano sinistra, scale. A questo punto possiamo pensare anche alle note più lontane tra di loro. Ecco, qui è il dunque. Note più lontane tra di loro sono intervallo di terza, quindi non più primo e secondo dito e basta, o secondo e terzo dito e basta, terzo e quarto dito e basta, e viceversa, ma primo e terzo dito, secondo e quarto dito, terzo e primo dito sulle corde adiacenti, quarto e secondo dito sulle corde adiacenti. Intervallo di quarta.
Quindi quattro note tra di loro, lontane, intervallo di quinta, intervallo di sesta, intervallo di settima, intervallo di un'ottava. Tutti questi intervalli, ossia le distanze tra le due note, ergo per noi le distanze tra le due dita, sulla stessa corda o sulle corde adiacenti tra di loro, presuppongono che noi innanzitutto sappiamo benissimo leggere toni e semitoni tra loro, perché se no ci perdiamo innanzitutto a pensare, oddio, come faccio cadere adesso le due dita? Beh, la verità è che le due dita devono cadere insieme, su due corde, come posso dire, è un grip, come dire, un grip è una presa di due dita che cadono insieme, sia negli intervalli di terze, quarte, quinte, seste, settime o ottave, e quindi bisogna abituarsi sin da principio. Sapere dove cadere in parallelo in tempo reale. Quindi è per quello che preferivo pensare a un step successivo, a come pensare a mettere due dita insieme sulle due corde adiacenti, al posto di pensare se le dita sono vicine o lontane. Finora possiamo anche, se è superato il libro delle scale, pensare anche alle note più lontane tra di loro. Quindi, come prima cosa possiamo appurare che le dita devono cadere insieme perché ci si deve abituare che negli intervalli dobbiamo pensare con le due dita, ma sempre sottolineo, inutile pensare le due dita se non sappiamo leggere neanche toni e semitoni. Quindi so che è forse inutile dirlo adesso, a questo punto se non è giunto fino a qui, ma ritengo importante questa cosa, perché la mente, se veramente sa, in automatico leggere le no, toni e semitoni, allora solo a quel punto la mente si libera e permette di aggregare al posto di una dito alla volta, aggregare due dita, due note insieme in tempo reale alla volta.